saranno, forse sono più complicati, però diciamo che uno degli effetti, diciamo che è un po' diminuito a seguito della legge 13 varata dal governo nel mese di febbraio scorso, però per noi sarebbe illogico, è illogico che i dividendi destinati ai beneficiari degli investimenti, quelli appunto dei nuovi curatori dove mancano o mancanti, non fossero chiamati a contribuire alla loro realizzazione, che verrebbe privato, come dovrà privare, in caso contrario appunto, come sarà, in modo molto maggiore sulla parte dei clienti. A questo punto, quindi, alleggerita questa posizione da questa legge, diciamo appunto, che è stata una cosa, un atto dovuto del governo, di cercare di limitare il ricorso alle spese non ancora sostenute, quindi sostenute ovviamente. Quindi io chiudo dicendo che noi prendiamo atto di questa situazione, credo che la mozione dell'UDC abbia questa positiva, anzi discussa un fatto che diciamo che io ho ritardo, abbiamo questa positiva, diciamo che ci ha dato questa possibilità di cercare di chiedere a tutti, diciamo, su questa materia così complessa quello che si sta facendo, compreso dire i quali che si sono spesi in questi anni in sul ciclo di comunità, sul ciclo di investimenti, proprio per elevare quell'efficienza degli artisti anche all'inizio e dagli anni da oggi fatto. Quando furono fatti gli ambiti territoriali a seguito delle leggi Gatti, diciamo il settore pensato, che invece in questa nuova concezione dei piani triennali si è riusciti a realizzare questo piano di investimenti a estendere, a fare qualche passo importante verso il completamento degli investimenti, dotando appunto credo di dotare appunto l'ambito dei fondi mancanti e delle mancanti in questa. Poi io mi ricordo anche due anni fa, perché tutto questo riguarda diciamo il tempo lasciato alla fondazione è sul piano di durazione, però il discorso diverso è quello di ignorare l'acciaio per la fondatura, e qui ci sono ben altri, cioè fondatura esistente ovviamente non ha l'acciaio, si fa uno scatolo piazza ovviamente, e invece fondatura inesistente ignorare il mare. Io mi ricordo il regolamento che aveva approvato qui proprio il Consiglio Comunale di Arriva, il regolamento ancora una volta della regione Toscana, perché ci sono delle zone del nostro comune, come diceva Miglio, chiedendo appunto un grado di copertura, ci sono delle zone del comune che non saranno mai previste dal comune. Per queste, il regolamento che era creato non è quello di questo, ma quello che ci siamo noi, il regolamento regionale, che prevede che gli utenti si trovino di sistemi appropriati, diciamo, di depurazione. Quindi io credo che da questo punto di vista diciamo che sia necessità di fare chiarezza, noi stiamo aspettando che penso diciamo l'ambito si è mosso ovviamente, ora si tratterà di vedere quali sono i tempi previsti per i rimborsi dovuti ante l'autore del 2008 a seguito appunto della legge, della sentenza della Corte. Poi un'ultima cosa per quanto riguarda la mozione, io ora non sono io, ma penso che il contenuto della mozione abbia trovato anche risposte non solo da parte dell'ambito del gestore, ma addirittura da parte del governo, penso non abbia più senso di presentare vale il politico se tratta quello della discussione. Grazie.
Presidente. Facciamo il criterio d'ordine.